tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi spiego, praticamente la settimana scorsa ero ad un evento fitness e quindi era organizzato un workout. Durante il workout, nella foga, vado a prendere una medball, devo fare uno slam, praticamente prendere la palla, portarla su e lanciarla giù. Quando sono andata a prendere la palla ho sentito la schiena fare strap. Bene, è seguita una settimana di riposo. Ho avuto i primi due giorni di dolore lancinante, vi giuro non riuscivo a mettermi i pantaloni o allacciarmi le scarpe. Dove ho utilizzato Thermacare, creme riscaldanti e antidolorifiche. E dopo una settimana la situazione è migliorata. Oggi sono tornata in palestra perché mi sento molto meglio, sento che riesco almeno ad allacciarmi le scarpe, a vestirmi, comunque riesco a compiere determinati movimenti che la settimana scorsa non riuscivo a fare e quindi ho deciso di approfittarne e portarvi con me in un allenamento glutei con esercizi che non vanno ad impattare sulla schiena. Questi ovviamente sono esercizi che non fanno male a me, al dolore che provo io in questo momento, però tutti i sintomi che abbiamo sono diversi, abbiamo anche una resistenza al dolore diversa. Mi raccomando, quando li fate siate sicure che non vi facciano male a voi. Quindi adesso, visto di avervi detto tutto, e se il video vi piace mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commentino. Pronte? Allora, ho pensato di fare un voice over di questi esercizi, per se no mettervi la musica e lasciarvelo lì sarebbe un po' troppo noioso. Quindi, il primo esercizio che vi propongo in realtà non è solo e specifico per i glutei, ma è più completo, coinvolge anche il quadricipite e il bicipite femorale. Ho deciso di inserire questo esercizio, nonostante sia un po' più completo e non soltanto specifico per i glutei, perché ci tenevo a dirvi che comunque il dimagrimento localizzato non esiste, si può andare a definire facendo determinati esercizi, come ad esempio quelli che vi sto proponendo in questo video che vedete scorrere mentre io parlo, che servono per lavorare su una specifica parte del corpo. È ovvio che se io faccio questi esercizi non vado a definire la spalla, però appunto questi esercizi servono soltanto per andare a ripulire. Non pensate che per dimagrire le gambe dobbiate lavorare solo e soltanto le gambe senza lavorare sul resto del corpo. Anche perché un fisico appare molto più armonioso quando vi è un equilibrio tra i diversi volumi di tutto il corpo, dalle spalle alle braccia all'addome. Quindi è importante allenare in modo costante tutte le parti del corpo. Questo invece è un esercizio per gli abduttori, quindi per l'esterno coscia. Praticamente si mette la fascetta ai lati del ginocchio. Io ne ho messe due, una sopra e una sotto, tenendo i piedi uniti si aprono le gambe. In questo esercizio è molto importante la connessione mente-muscolo, quindi mentre lavorate pensate al vostro muscolo. Sembra facile, sembra una cavolata, invece è davvero importante e difficile. Ora passiamo a un esercizio che va a lavorare sul grande gluteo. Il gluteo è composto da tre muscoli, il piccolo, il medio e il grande gluteo. Il piccolo e il medio sono in alto e personalmente sono la parte che io ho sviluppato di più. Invece il grande gluteo per me è molto carente, soprattutto nella parte bassa, l'attaccatura tra il gluteo e il femorale. Quindi infatti a me questo esercizio distrugge. Quando eseguite questo esercizio tenetevi attaccate, come faccio io, a una sbarra e stringete l'addome come se andasse in una posizione di hollow. Stringere l'addome fa sì che non perdiate la schiena nel momento in cui siete stanche e spesso si va a compensare la carenza da parte del gluteo per eseguire l'esercizio inarcando la schiena e spingendo di schiena. Come vedete a me questo esercizio secca. Un altro esercizio per me fantastico, davvero io questo lo adoro, che va a davvero lavorare sul medio e grande gluteo, sono questi crab walk con la fascetta intorno ai piedi. Questo per me è un esercizio che, non so, per me dovrebbero renderlo patrimonio dell'UNESCO perché non l'ho mai sentito lavorare tanto il mio gluteo come con questo esercizio. Io sono sempre stata per lavorare i glutei con i macchinari, lo squat, mettendo tantissimo peso, eccetera. Però ho notato che per come sono fatta io, per come è fatto il mio corpo, fare solo esercizi del genere mi vanno solo a gonfiare e ingrossare. Secondo me bisogna trovare un giusto equilibrio tra fare esercizi di definizione e di isolamento.
e poi fare grandi movimenti come sono lo squat, lo stacco, ad esempio l'hip thrust, perché quelli sono esercizi completi che fanno lavorare tutto il nostro corpo in armonia. E se ci pensate, noi siamo una macchina che lavora tutta insieme, quindi è giusto anche far sì che noi facciamo gli esercizi che facciano lavorare e funzionare il nostro corpo tutto insieme. Poi, per pensare di definire determinate parti, si possono studiare determinati esercizi come quelli che vi sto facendo vedere. Quindi davvero non sottovalutate questi esercizi. So che possono sembrare facili, essendo a corpo libero oppure con una fascetta, eccetera, ma se eseguiti bene e con il numero giusto di ripetizioni e con una banda elastica e con una resistenza che sia challenging per voi, sono davvero tosti e si fanno sentire, soprattutto il giorno dopo, ma soprattutto appunto se non siete abituati a eseguire questi determinati movimenti. Io sinceramente ho visto davvero tanti tanti miglioramenti da quando Sara ha deciso di integrare questi esercizi nei miei allenamenti e sono davvero soddisfatta dei risultati. Come sapete, e non l'ho mai negato e non l'ho mai nascosto, il mio punto carente secondo me è la parte dell'esterno coscia, che come potrete anche vedere magari in questo video ho molta non solo ritenzione ma ho proprio un cuscinetto, e sto cercando di lavorare su questo punto con tutti questi esercizi e poi integrando anche dei trattamenti estetici. Però devo dire che mi sento e mi vedo molto migliorata. Scusate se ho smesso di raccontarvi e spiegarvi tutti gli esercizi, ma diciamo che sono abbastanza intuitivi e semplici. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!